Cosa fareste se foste le prime persone al mondo ad aver appena ricevuto un messaggio dagli alieni? Jocelyn Bell, quando le successe nel 1967, fece un bel respiro e mantenne la calma. Durante il suo dottorato in astronomia, Jocelyn costruì un gigantesco radiotelescopio per osservare il cielo. E gigantesco nel vero senso della parola, era grande quanto 60 campi da tennis. Un giorno, fra l'enorme quantità di dati da analizzare, Jocelyn trovò un segnale che le avrebbe cambiato la vita. Bip, bip, un bip, preciso ogni secondo. Non esistevano sorgenti capaci di emettere un segnale così preciso. E allora, assieme al suo professore di dottorato, Jocelyn capì e battezzò quella sorgente LGM1, Little Green Man, piccoli omini verdi. Quello era il primo messaggio radio di una civiltà aliena, la prova che non eravamo soli nell'universo. Qualche giorno dopo arrivò la seconda sorpresa. Stesso segnale, dalla parte opposta del cielo però. Oddio, che ci fossero due civiltà aliene in due parti opposte dell'universo desiderose di comunicare con noi. E quando da due divennero tre, e poi quattro e cinque, capirono che essere circondati da alieni logorroici non era molto probabile, e in effetti non era così. Jocelyn Bell aveva scoperto qualcosa di nuovo, le pulsar. Le stelle massicce muoiono esplodendo e al centro, dopo l'esplosione, può rimanere qualcosa di estremamente piccolo e compatto, fatto quasi interamente di neutroni. Una stella di neutroni. Si chiama stella, anche se tecnicamente sarebbe meglio chiamarla cadavere di stella. Beh, però questi cadaveri sono fra gli oggetti più densi di tutto l'universo. Per fare una stella di neutroni dovreste prendere un sole, anzi, due soli, e compattarli dentro il grande raccordo anulare, una decina di chilometri di raggio. Se poi prendeste con un cucchiaino da caffè, un po' di questa materia peserebbe quanto il Monte Everest. Ma le stelle di neutroni hanno un'altra particolarità. Non emettono luce a 360 gradi, come fa il Sole, per esempio, ma in piccoli coni, stretti, molto collimati, dovuti alla presenza di forti campi magnetici. E se la stella ruota, vedremo quello che vediamo di notte, su una spiaggia, quando guardiamo un faro. La rotazione ci farà sembrare che il faro lampeggi o che la stella pulsi. Pulsar, stella pulsante. Bip, bip, bip. La scoperta delle pulsar fu rivoluzionaria, tanto da valere il premio Nobel per la fisica nel 1974. Indovinate chi lo vinse? No, non Jocelyn, il suo professore. Lei non fu nemmeno menzionata durante la premiazione. Ma Jocelyn fortunatamente non si buttò giù e continuò a studiare il cielo. C'era qualcosa alla fine che nessun uomo avrebbe mai potuto negarle. Era stata la prima persona al mondo a sentire il suono di una pulsar.